quise complimenti innanzitutto perché stasera si è rivisto il Parma, credo che volessi tu, il Parma che ho che desideri vedere sempre, no? Mia impressione, a me personalmente è piaciuta questo molto lo spirito con cui la squadra è entrata in campo, con grande umiltà, mi ha ricordato, no? Per certi versi la partita di Reggio Emilia del girone d'andata, dove si è giocato con grande intelligenza per poi colpire l'avversario nel momento giusto, sei d'accordo? Sì, credo che i complimenti a questa squadra l'abbiamo fatta per entrambe le partite, perché comunque in Piacenza è una squadra molto organizzata, è una squadra che ha dimostrato da moltissime partite che fa girare male la squadra avversaria. Nell'arco delle due partite credo che abbiamo concesso poco e siamo stati bravi oggi a scendere in campo in maniera determinata. Sapevamo che sarebbe stata appunto una partita di sofferenza, siamo stati bravi lì quando andavamo col piede a sfruttare l'occasione da gol create, anche se stasera devo dire numericamente non abbiamo utilizzato tutte le situazioni da gol, però ripeto, l'interpretazione della partita è stata ottima, una squadra umile che va in campo in maniera umile perché questa categoria pretende anche questo. Io personalmente un'organizzazione difensiva come stasera veramente l'ho vista in maniera così perfetta, non avete concesso assolutamente nulla, credo che questo sia l'aspetto forse più importante. E poi ultima per me, la scelta di Corpi al posto di Scorzarella. Ma la scelta di Ciccio, per quanto riguarda la fase difensiva, posso garantirti che anche a Piacenza abbiamo fatto un'ottima gara, abbiamo concesso due situazioni da palle native dove avevamo un giocatore molto importante, d'accordo, che calcia molto bene. E sapevamo le loro caratteristiche di queste palle alte, lunghe su Romero che si andava a aprire sulla zona di Gianni, Lunari, e quindi abbiamo preso degli accorgimenti su questa situazione, hanno operato veramente molto bene. È chiaro che a volte si vorrebbe vedere la propria squadra in maniera più aggressiva andare a prendere altri, però bisogna analizzare bene le caratteristiche che prende la squadra avversaria. Per quanto riguarda la scelta di Ciccio, Matteo ha finito la partita non in condizioni ottimali, ha uscito con il campo. Ciccio in questo momento è un giocatore che sta benissimo fisicamente, l'ha dimostrato stasera, quindi la fortuna mia è che posso contare su entrambi i giocatori, mi devo voler fare una partita di un tipo oppure un'altra partita di un altro tipo. Senti, secondo me il vero segno distintivo di maturità del Parma di stasera l'ha avuto l'umiltà di cui abbiamo già parlato e che all'inizio di Piacenza non si è presentato forse come ci si è aspettato. E il Parma è stato bravo ad adattarsi subito a questo 4-3-3 che hanno portato loro anche un po' anomalo con Saber che giocava un po' dappertutto e forse con gli stessi uomini poteva fare 3-5-2 e voi invece vi siete adattati subito. Sì, sinceramente credevo che anche stasera il mister Fanzini giocasse un 3-5-2 utilizzando Matteassi a destra, però diversamente loro sono scesi con il 4-3, ma è un sistema di gioco che noi in tutti gli allenamenti ci affrontiamo, quando ci alleniamo, spesso e volentieri ci ritroviamo in questo sistema di gioco, quindi siamo abbastanza abituati. È chiaro che poi quello che una squadra avversaria fa o meno si analizza e si cerca comunque di prendere le contromisure, ma a differenza di sia il 3-5-2 e il 4-3, il loro gioco spesso e volentieri portava a far sì che il difensore centrale destro entrasse con la palla per cercare questa palla in diagonale su Romero, sulle cazzamali salire, e quindi cercavano di lavorare su queste seconde palle. Però, ripeto, la squadra è stata brava. A capire subito il sistema di gioco della squadra avversaria. E il secondo tempo sono passati nel 4-4-2 e credo che lì avendo riferimento uno davanti a se stessi abbiamo fatto il giocamento. Senti, poi c'è stata il ritorno a gol di Nocciolini, il ritorno a gol di varie azioni, poteva essere anche più ampia questo risultato finale, avevi detto io sono tranquillo, oggi sarai un po' più tranquillo visto che voglio fare. Sì, mi dispiace per Ella perché in quella circostanza del contropiede Manu Calaiolo l'ha vista, ha seguito Baraglia. Sono contento per non scendere Baraglia, sono tornato al gol, ma quello che mi preme dire è che l'atteggiamento che questa squadra sta assumendo in queste ultime partite, la partita di Terra. Sono quattro partite che non subiamo gol e la cosa più importante, poi le qualità realizzative di questi ragazzi le conosciamo tutti, è chiaro che in un momento di difficoltà lo possono attraversare tutti quanti
ma se noi stiamo qui a puntare il dito sulle difficoltà, credo che difficilmente possano uscire da questa situazione. Loro devono pensare alla loro caratteristica, la loro storia parla per loro, e quindi devono pensare che i giocatori sono quelli di stasera e non magari quelli di appannamento dove non si fanno gol. Mister, buonasera. Buonasera. Una bella partita, una bella vittoria. Io ritorno al gol, la quarta partita, l'ha detto lei, dove non si subiscono rete, sono tutte componenti che vi permettono di riacquisire morale, fiducia ed affrontare al meglio i quarti finali. Sicuramente, quello che non dobbiamo fare è di diventare presuntuosi, no? Quello che ci ha fatto diventare in questo momento una squadra è un momento di difficoltà che abbiamo attraversato e ci è servito per impattarci, per ritornare umili, per giocare da squadra, quello è fondamentale. È chiaro che il morale aumenta, l'autostima aumenta e magari le giocate, come si è visto quel secondo tempo, si fanno in maniera più spensierata e vengono anche meglio a livello di qualità. Però questo deve essere solo un punto di partenza e non un punto d'arrivo, perché abbiamo visto in passato che lì dove magari abbiamo fatto qualcosa di importante, poi subito abbiamo fatto degli errori, quindi che ci serve la direzione per il futuro. Positivi anche gli ingressi di Messina, di Saporetti, di Edera, cioè a testimoniare che c'è comunque un gruppo e tutti possono essere utili. Ma sì, ultimamente mi sento spesso dire ci sono solo 11 giocatori, non ci sono assolutamente no. E posso garantire che in allenamento ci sono giocatori che stanno raggiungendo una condizione ottimale, la dimostrazione di Edera, la dimostrazione di Messina che comunque oggi entrano in parte dei playoff che non giocava da tanto tempo. E loro devono avere delle certezze in campo, come ho detto in conferenza stampa, un allenatore non nega niente a nessuno, non regala niente a nessuno. È chiaro che mi dispiace per quelli magari che non posso utilizzare, ma purtroppo l'allenatore bravo non esiste, quello che può far giocare tutti. Posso far giocare 11 e 3 cambi. Il bello di questi playoff è che c'è anche il quarto uomo, no? Così voi allenatori potete sfogarvi anche un po', l'abbiamo visto un po' arrabbiato all'inizio di gara col quarto uomo. Ma guardi, io sapete che non mi piace molto parlare degli arbitri, non ho mai giudicato assolutamente l'operato anche in situazioni dove magari ci hanno negato qualcosa, perché penso che sono delle persone che possono sbagliare lì dove sbagliano. Stasera mi sono complimentato non per la direzione che è stata perfetta, e perché quando c'è metto il giudizio per tutte e due le squadre nella stessa maniera, quindi uno può accetta anche l'eventuale errore. E per la collaborazione, quando si parla di collaborare, devo dire che sono stati bravi, e li faccio complimenti, ma non perché si è vinto, perché veramente penso che abbiano applicato bene, ma soprattutto la predisposizione a non essere magari presuntuosi, e quindi gli vanno fatti complimenti. Buonasera Roberto, Parisano. Buonasera, è un piacere di vederla. Lei ha fatto un super campionato con il Lanciano, in secondo me bene, le chiedo, critica però ha visto, mister? Soprattutto in questi playoff, emozioni straordinarie, non c'è purtroppo la diretta Sky, ma c'è un'affinità, una vicinanza sul piano dello spettacolo. Queste squadre in B sarebbero competitive o siamo molto lontani? Io credo che per la qualità della mia squadra il campionato di Serie B riuscirà sicuramente a sfruttare meglio le caratteristiche, perché comunque in Serie B si gioca più che interessa loro di più. Complimenti per la prestazione. Adesso il Parma è uguale, c'è qualche preferita, non so, quale squadra vorrebbe evitare, quale squadra vorrebbe incontrare? No, noi dobbiamo lavorare per noi stessi, preferenze non ne abbiamo, perché abbiamo visto che in questo turno una squadra di Piacenza, una squadra che ci ha messo in difficoltà e nessuna partita è semplice, quindi quello che dobbiamo fare, ripeto, è analizzare la partita di stasera, partire dal punto di partenza e sì, andiamo in campo, la squadra, pur avendo dei valori importanti, e per far sì che questi valori vengano fuori, comunque ci deve essere un atteggiamento da categoria e soprattutto scendere in campo con la passione con cui si è sceso in campo stasera. Altre domande? L'ultima, però mi raccomando. A proposito di questo, ti chiedo l'atteggiamento, no? Io non so se hai fatto dei calcoli circa il fatto che queste due partite con due pareggi saresti passato, ovviamente no. Ok, allora, quindi vedremo un Parma più autoritario nelle prossime partite, che farà valere il suo tasso tecnico presumibilmente superiore, oppure un Parma più operaio, come abbiamo visto stasera, più intelligente?
dipende dalla squadra che andiamo a affrontare. Questo volevo sentirti dire. Piacenza è una squadra che sfrutta le ripartenze e quindi per forza delle cose io devo pensare all'obiettivo di andare avanti, non di fare il bel gioco, non di far divertire il pubblico, perché in passato si è visto che il campionato l'abbiamo perso quel partito, quindi bisogna essere, fare esperienza delle esperienze passate e far sì che a seconda della squadra, che caratterizza la squadra avversaria, andare in campo di conseguenza. È chiaro che uno va sempre in campo per vincere. No, questo è chiaro. Non è pensabile affrontare una squadra portando avanti il pareggio, perché magari all'ultimo minuto, all'ultima azione, può succedere qualcosa che poi non può recuperare. Quindi bisogna solo pensare a limitare la squadra avversaria e cercare di sfruttare le proprie caratteristiche. Poi, strategie di campo a seconda della squadra avversaria. Perfetto, grazie a tutti.